sogno che voglio realizzare non vedo altro che un'azienda che in qualche maniera lo sta facendo e io che voglio inseguire alla stessa maniera. A questo punto, i motivi per i quali noi in qualche maniera stiamo collaborando, forse mi piacerebbe che dicesse anche una ragazza, diciamo, come Vanessa, di rentare, insomma, il futuro di questa azienda. Sì, diciamo che il motivo per il quale l'azienda Redare Oggi, che comunque è rappresentata da Giovanni Gioia, ha voluto sposare in qualche modo il progetto di Giuseppe, sia il medesimo, nel senso che entrambi sono partiti da un sogno per poi arrivare a una certa realtà che hanno creato appunto con le loro forze, e nonostante le difficoltà che si sono posti entrambi sono riusciti in qualche modo a raggiungerlo e quindi a farlo diventare solidarietà. Inoltre dico che sia importante sottolineare la partecipazione dell'amministrazione di Carovigno, quindi del sindaco ma anche dell'assessore Angela Semeraro, ma anche della chiesa, quindi con la rappresentanza di Don Pino, importante appunto per la realizzazione di questo progetto. Quindi inseguire un sogno vuol dire avere coraggio. Al di là di quello che diceva il sindaco, che può essere un'occasione, tra virgolette, diciamo, turistica, la location della cripta è stata partorita con un cammino forte e a me è anche commovente per me, perché è l'incontro fra una persona che è Giuseppe, un giovane che è alla ricerca anche del messaggio evangelico, e un sacerdote che è alla ricerca, e questo incontro ci ha fatto capire che è urgente lanciare questo messaggio didattico delle Valdine, importante sposare questo progetto, e non solo Don Pino, tutto il Consiglio Pastorale ha deciso che da domani la cripta resta chiusa a tutte le altre attività fino a metà gennaio, proprio per dare priorità a questo progetto, che per noi è l'unico messaggio natalizio di quest'anno. Cioè, più Natale di così, cioè sperare, perché Gesù è nel suo Natale essenziale, nasce povero in una grotta da una ragazza madre, eccetera eccetera, dove proprio di apparenza e immagine non c'è nulla. Quindi per noi, per me, per noi parlo di tutta la Chiesa, era importante ed è importante aver sposato questo progetto. Lo chiedo proprio per favore a voi responsabili dell'educazione di parlarne con i vostri colleghi, di portarlo a, non so se esiste ancora, come si chiama, quello di Brindisi, la prova del dorato, cioè cerchiamo di portarlo nelle scuole, anche perché finalmente in questi tempi riappare un termine che questi giorni sta un po' facendo soffrire, cultura. Quindi questa è cultura al servizio dell'educazione. Chiudo, e per i vescovi, si inserisce proprio a pennello, i prossimi 10 anni sono totalmente dedicati al valore educativo, cioè al nuovo ruolo educativo. Quindi inizieremo il decennio noi proprio come Chiesa, nel migliore dei modi, proprio con questo. Quindi grazie, per favore aiutatemi. Grazie. Innanzitutto ringrazio il sindaco per le parole di fiducia e di stima. Lo ringrazio anche per questo spettacolo, perché vi assicuro, per me è stato facile credere in Giuseppe, avevo già visto i precedenti spettacoli. Lui ci ha creduto quando ancora lo spettacolo di Giuseppe e il suo laboratorio non lo conosceva nessuno. Quindi lo ringrazio, perché Giuseppe, la continuità di Giuseppe si deve soprattutto a lui. Ringrazio Arredare Oggi perché in un momento, in un periodo di crisi così profonda, è un'azienda che ha creduto nella cultura, nello spettacolo e nelle capacità di Giuseppe. Don Pino, per la disponibilità, per l'umanità e per la continua presenza in questo processo di educazione, in questo processo di rieducazione delle masse. Io sono qui con orgoglio e veramente grande soddisfazione questa sera, perché Vanity Biancaneve 07 è stato uno spettacolo fortemente sentito e fortemente condiviso, proprio per il tema
e per l'argomento didattico, educativo, pedagogico che esso affronta. Purtroppo la vanità diventa il motore propulsore di questa società. L'essere bello diventa un obbligo sociale, ma non è sempre così, ed è per questo che secondo alcuni canoni di bellezza, ovviamente, ed è per questo che poi si creano questi turbamenti. Ovviamente forse affidiamo un po' troppo lo spazio educativo alle TV, ai mezzi di comunicazione e ai mass media. I mass media che creano degli stereotipi e dei pregiudizi esistenti perché loro devono seguire la legge del mercato. Quindi se la legge del mercato impone una determinata figura femminile mediatica, i mass media la seguono in virtù e in funzione di questa legge. Ma non deve essere così, perché noi riusciamo a creare poi un entourage intorno a noi nel quale dobbiamo essere per forza e obbligatoriamente vincenti, belle, e si perde l'autenticità. Ecco perché io come tema didattico l'ho condiviso con Giuseppe, perché bisogna educare questi ragazzi non a seguire dei modelli preformati, dei modelli negativi che intorno a noi si costruiscono, ma dobbiamo educarli all'autenticità, perché d'altronde essere autentico è un diritto sacrosanto, fondamentale dell'essere umano. Quindi la cosa che poi più mi spaventa è che questa visione d'educazione distorta della figura femminile mediatica la si impartisce alle bambine sin dalla più tenera età. Dobbiamo allontanare quindi i ragazzi da questa rappresentazione mediatica femminile, perché c'è un concetto che noi dobbiamo difendere, che è appunto quello della dignità femminile, dignità umana, dignità culturale, dignità professionale. Un concetto che ancora oggi viene spesso tradito ed offeso da mezzi di comunicazione e da episodi di violenza e da episodi in generale quotidiani, che a parole difendono la dignità femminile, ma nei fatti la continuano ad umiliare. Educhiamo allora i ragazzi sin dall'infanzia al rispetto delle donne, le ragazze a pretenderlo, i ragazzi ad esprimerlo.